Ciao, benvenuti, ben ritrovati su Ogni Momento. Io sono Veronica e come potete vedere oggi sono contentissima perché ci ritroviamo in compagnia di Oscar Valentini dopo tanto tempo. Bentornato Oscar, come stai? Grazie Veronica, grazie dell'invito, grazie Ogni Momento. Io sto bene, sempre a praticare. Te, come stai? Benissimo, e quindi oggi parleremo di medicina cinese e Qigong, vero? Giusto? Sì, medicina cinese e Qigong, perché sono due argomenti interessanti, no? Sono due argomenti soprattutto che si sostengono l'un l'altro. Medicina cinese e Qigong, come si relazionano? Sostanzialmente il Qigong significa lavorare con l'energia, no? Ma anche la medicina cinese, quello che fa in realtà è lavorare con l'energia. La medicina cinese viene da tanto lontano, viene dalla medicina sciamanica di più di 3000 anni prima di Cristo. Il Qigong lo stesso, cioè aveva una forma sciamanica con più di 3000 anni prima di Cristo. Quindi sostanzialmente sono due realtà che si sono sviluppate su binari paralleli, con intenzioni, con obiettivi paralleli, e che in realtà sono molto vicini. Questo perché? Perché sono entrambi delle manifestazioni dell'abbondante albero del Tao. Tu sai che il Tao, insomma, è quello che mi anima, no? È quello per cui poi mi cercate anche a ogni momento. Il Tao è questo tronco, dal quale ci sono tanti, dal quale si dipanano tantissimi rami, no? Tra cui la medicina cinese, il Qigong, ma anche, no, il famoso Feng Shui, piuttosto che la meditazione taoista, Li Qing, il Tai Chi Chuan e tutte le arti marziali, no? Quindi da questo albero, da questo set di informazioni che è il Tao, si aprono tutte queste discipline a sé stanti, che parlano un linguaggio assolutamente proprietario e contemporaneamente molto molto vicine, perché parlano lo stesso linguaggio del Tao. E questa è un po' la ricchezza e la meraviglia anche della medicina cinese e del Qigong, no? Che a volte si studiano un po' separate, nel senso che tanti praticanti di Qigong sentono parlare di meridiani: questo attiva il meridiano del fegato, quest'altro attiva il meridiano del cuore, no? Che sono concetti che fanno parte della medicina cinese. E quindi rimane sempre un pochino sospesa, no? Come dire, il meridiano del cuore, dove sarà? Passa più o meno qui, ma come si fa? Perché? Non si riesce mai bene a capire, no? E invece nella medicina cinese il Qigong è proprio una delle possibilità terapeutiche, anzi è una delle possibilità terapeutiche che si dice può anche compiere i miracoli, perché insomma se non si mette là tutti i giorni a fare i suoi esercizi di Qigong, questo fa davvero dei miracoli, no? Come quando noi invece ci mettiamo tutti i giorni là col telefono e Sì. questo non fa nessun miracolo, l'abbiamo già No. scoperto, non fa nessun miracolo. Però dimmi, vedo che Sì, vuoi farmi una domanda. scusami, prima di andare avanti perché io mi sono già persa un po', no? Volevo chiederti più o meno di cosa si occupa il Qigong, che poi tra l'altro pensavo che si diceva Qigong, però va bene. Qigong. No, ma questo è un dubbio che ci hanno in tantissimi, come si pronuncia Qigong. Tra l'altro ci sono stati dei miei collaboratori che appunto non hanno mai imparato a dire Qigong. Qigong è molto diffuso, però non è proprio correttissimo. Qigong va abbastanza bene, fa parte di un altro tipo di traslitterazione. Però in realtà no, senza starci ad approfondire sui toni cinesi, che comunque diventano troppo complicati anche per noi, Qigong, no? Il gong come il gong, il qi come il qi, l'energia. In particolare, Qigong ha un significato molto semplice e, come tutte le cose nel Tao, estremamente simbolico, estremamente bello e profondo. Qi è l'energia, no? L'energia vitale che anima il corpo umano. Però in realtà in diverse forme di densità dà vita a tutte le cose, dà vita alle emozioni, dà vita con forma ed è intrisa la nostra anima, piuttosto che lo spazio tra le cose, no? Lo spazio tra le persone, quando è vuoto, è in realtà pieno di qi. Lo spazio tra la relazione, quindi quando io mi relaziono
con te, Veronica, quando noi ci relazioniamo energeticamente, no, con tutte le persone che ci guarderanno in futuro, in realtà questo è un'essenza creata da questo Qi, da un certo tipo di addensamento di Qi. E quindi nel Qigong si utilizza questo Qi per fare un Gong, e Gong significa lavoro. Quindi lavorare con il Qi è il significato estremamente semplice, sintetico, ma molto molto profondo del Qigong. Il lavoro con il Qi. In particolare Gong significa lavoro che diventa abilità. Quindi il Gong in realtà è lo stesso di Gong Fu. Bene. Un lavoro che diventa abile. Adesso è chiaro, adesso è più chiaro. E questa pratica, come si pratica? Bisogna fare una pratica tutti i giorni? Sarebbe meglio, nel senso che il Qigong, no, si basa un po' sulla trasformazione. Quindi perché si lavora con il Qi? Perché il Qi muta. D'accordo? Quindi mutando possiamo essere attori passivi di questo mutamento. Quindi vedere il Qi che muta, vedere il corpo, no? Che piano piano, quando diventiamo più grandi, comincia a piegarsi, vedere che il corpo si ammala e mano a mano diventa sempre più malato, oppure possiamo diventare attori attivi e cominciare a utilizzare il Qi in un Gong, quindi con consapevolezza, facendo un lavoro, e per far questo ci sono una serie di esercizi, che sono esercizi in movimento, oppure sono esercizi di meditazione, oppure sono esercizi in cui si assumono delle posture particolari per favorire ed ascoltare proprio il flusso del Qi. E quindi, come dicevi tu, è bene, no, farlo tutti i giorni. Oltretutto la tauteca, no, questo come dico sempre in senso interiore, il tempio nel palmo della tua mano, no? È quest'area corsi nel quale ci sono tutti quanti gli insegnamenti che si possono accedere in ogni posto e ogni volta che si può. E quindi si può fare la propria pratica di Qigong, perché il Qigong, ci sono tante forme di Qigong nella Tao Te Ching. E in questo, no, il supporto, perché bisogna farlo tutti i giorni? Perché bisogna farlo più volte, no? Bisogna ripetere la propria pratica. Perché si crea questo addensamento di Qi che provoca una trasformazione individuale, quindi nel corpo, nella salute del corpo, una trasformazione a livello emozionale, quindi anche nelle relazioni che diventano più armoniose, una trasformazione a livello anche mentale, più focus, e spirituale, un piacere maggiore a vivere anche gli ostacoli della vita, no? Gli ostacoli, appunto, noi oggi saltiamo un ostacolo appresso all'altro e quello proprio può diventare Qigong. È bellissimo, no? Perché il Qigong, soprattutto nell'accezione del Tao, è il momento per lavorare, no? Sempre, ogni momento della giornata. E in particolare, no? Tornando alla nostra idea di Qigong e medicina cinese, perché tutto questo, no? Tutto questo racconto del lavoro dell'energia è così utile quando si parla di medicina cinese? Perché il Qigong è stato considerato una forma di guarigione miracolosa da tutti quanti i dottori tradizionali, piuttosto che anche da tantissimi dottori moderni, ovviamente cinesi, di medicina cinese? Perché fa fare un'esperienza diretta dei principi di pratica. Ovvero, grazie alla medicina si guarisce. Però il Qigong fa fare anche al malato, diciamo, la persona che pratica, il semplice praticante, curioso, esploratore spirituale, fa fare un'esperienza. Mette in moto i concetti della medicina cinese. Quindi i meridiani, i centri energetici, perché il cuore ha un certo tipo di funzioni, piuttosto che perché i reni sono l'organo più importante del corpo per questa data scuola di medicina cinese, invece lo stomaco è il più importante per quest'altra data scuola di medicina cinese. Il Qigong dà la possibilità di andare oltre la teoria e di mettere in pratica
in maniera viva tutte queste informazioni, in cui il praticante di Qigong, il praticante di arti marziali, i meridiani, se ne parla tanto, no? Il praticante di arti marziali perché i meridiani vuole bloccarli, quindi vuole sconfiggere l'avversario. Il praticante di Qigong perché i meridiani vuole renderli più pervi e quindi vuole un flusso più armonico ed abbondante nei meridiani straordinari che nutrono gli organi interni e arrivano a nutrire anche i meridiani più esterni, che sono quelli ordinari. Insomma, nei vari strati c'è tutta una stratificazione dei meridiani. Quindi in tutto questo è bellissimo utilizzare il Qigong. Perché? Perché il Qigong permette di fare esperienza e contemporaneamente gli strumenti teorici della medicina cinese danno più consistenza al Qigong. Sono veramente due cose che si nutrono a vicenda. Medicina cinese per il Qigong e anche una serie di insegnamenti che stiamo mettendo nella Tao Teca. Ti faccio un esempio, no? Cioè il Tao del cibo, la dietetica cinese, ok? Bellissima la dietetica cinese, no? Perché racconta dai testi classici lo Shennong Ben Cao, no? C'ha una classificazione di tutti gli alimenti, perché questo Shennong, questo tradotto contadino celeste, che aveva fatto a un certo punto, aveva ricevuto questa ispirazione dal cosmo e ha cominciato ad assaggiare tutte le cose. Vedi, anche questo è estremamente essenziale, no? Estremamente sì. Essenziale, puro, e dall'assaggio di tutte le cose, ascoltandone la qualità energetica, ha scritto questo volumone con tutti quanti le caratteristiche dei vari cibi, gli animali, le piante, i pesci, tutto. E questo si trova sulla Tao Teca? Sì, il Tao del cibo. Bellissimo, no? Però è molto, molto, c'è molta teoria, nel senso, no? C'è tanta teoria. C'è tutta questa parte, no? Ci sono tante classificazioni degli alimenti e ogni classificazione ti aiuta ad andare un pochino più profondamente, a capire un pochino meglio, a capire, a capire qui. Poi però la grande rivoluzione del Qigong è che con il Qigong questa teoria, questi concetti che oggi sono parte profonda della medicina cinese, quale cibo nutre un dato organo, come si cura un certo tipo di emotività, come si cura un certo tipo di malattia, che erbe prendere piuttosto che cibo mangiare per l'ansia, prendere ad le medicine. L'ansia è molto semplice, nel senso che per uno quando è ansioso mangia troppo, quindi occorre mangiare un po' di meno e mangiare il sapore dolce, che è purtroppo una cattivissima notizia per tante persone. Il sapore dolce non è il sapore delle caramelle, ma è il sapore, nemmeno quello della frutta in realtà è realmente sapore dolce, anche se alcune frutti possono essere raggruppati nella classificazione del dolce, ma il sapore dolce è quello dei cereali, quindi il sapore del miglio è dolce. Ok. E oltretutto, no, come si fa a armonizzare l'ansia? Cercando di comprendere i momenti in cui mangiare diventa sfogare l'ansia. E parlando di Qigong, nel seminario del Tao del Cibo ci sono proprio i riferimenti esperienziali, facciamo esperienza insieme dei cibi, facciamo esperienza insieme di come capire che tipo di cibo ha un certo effetto su di me, e questo con il lavoro del Qigong, quindi con il lavoro sull'energia. Però il lavoro del Qigong, uno è personale, il mio Qigong, l'esperienza che io faccio è molto diversa dall'esperienza che fa Marina, che fa Mario, che fa Giuseppe e così via. E due, stimola l'intuizione, perché capisco gli schemi che guidano il mio comportamento. E quando capisco gli schemi, finalmente sono libero, perché sono libero soprattutto di dire mi piace questo schema, però sono sicuro che quando si associano l'ansia al mangiare un certo tipo di cibo che sappiamo non faccia così bene, uno può finalmente dire questo schema non mi piace. E quindi può cominciare a cambiare usando altri tipi, usando altri esercizi che vengono proposti. Sempre di Qigong, lavoro con l'energia per conoscere
quale cibo nutre, perché i sistemi energetici, la medicina cinese, no? Le costituzioni dei sistemi energetici sono tutti diversi. Questo ha, tutti quanti hanno dei punti di forza e dei punti di debolezza. L'ansia può essere un'ansia superficiale dovuta ad una cosa momentanea, oppure può essere un'ansia costituzionale, può essere un'ansia caratteriale, che è una cosa che sta lì, bene o male, non è nemmeno troppo modificabile, d'accordo? I quadri costituzionali a volte possono essere armonizzati, possono essere accolti e compresi, ma non è che se una persona è ansiosa piuttosto che un'altra persona è rabbiosa, a volte, riconducendo nel quadro costituzionale, queste cose possono essere armonizzate. E questo è il mio cambiamento a disposizione. Okay. Sì, armonizzarle già è tanto. Questo chiaramente non è che faccia piacere, perché dice, ma come, io volevo la bacchetta magica per cambiare la mia ansia. Bisogna vedere. Sicuramente si può cambiare l'ansia, si può cambiare la relazione che tutti hanno con l'ansia, si può cambiare grazie al cibo, si può cambiare grazie al Qigong che si fa con il cibo, quindi grazie al tavolo del cibo, ma si può cambiare grazie al Qigong con degli esercizi specifici ulteriori. Però per molti armonizzare significa che l'ansia comunque un pochino rimane, però io la so riconoscere, la so osservare, il sorriso interiore, le so sorridere, la so assorbire. Dove va assorbita? In questo caso nella milza, no? L'organo dell'elemento terra. Sì, però immagino che non sia lo stesso vivere con l'ansia armonizzata o controllata, per così dire, che vivere senza riuscire a dormire, con agitazione, tutto quanto. Io ti chiedevo questo perché ho sentito, non so se è vero, non è vero, non so da dove arrivano questi numeri, però avevo sentito che in un, non ricordo nemmeno quale paese, però che dicevano che una persona su tre o aveva ansia o aveva stress o depressione, e ho detto, madre mia. Ad ogni modo, sì che avevo sentito parecchie persone dicendo che anno dopo anno si può vedere che le persone sempre, ci sono più persone o con l'ansia o con lo stress o con la depressione, per quello ti chiedevo. No, ma questo è purtroppo un trend di cui ho sentito anche io, e chiaramente sono molto triste per questo trend, perché in realtà tutti quanti cercano, come dicevo prima, no? Cercano la bacchetta magica, cercano una soluzione facile, no? Dicono, ah, come vedi, sono triste, ho un po' di depressione perché mi è successo questo, quell'altro, allora che faccio? Molti, no? Prendono dei medicinali per attivarsi un po', oppure sono ansioso, prendo un medicinale per disattivarmi un po', mi fa male la spalla, prendo un medicinale per farmi fare meno male alla spalla. Io, la medicina occidentale è meravigliosa, nel senso che ha veramente fatto dei successi e ha una maniera di curare che è sicuramente interessante. E, però a volte, no, bisognerebbe capire la radice, no, della propria ansia, della propria depressione, che non vuol dire non prendere le medicine, vuol dire semplicemente portare consapevolezza in un aspetto di sé. Perché, ripeto, il Qi, no, ha questa qualità di mutare, ha questa qualità di cambiamento. Quindi in realtà io adesso sono ansioso, poi tra un po' non sono più, poi sono di nuovo ansioso. Vengo travolto da questo vento che soffia, no? Nella medicina cinese uno dei fattori patogeni più discussi in tutti i testi è proprio il vento, eh? Questo movimento che viene dall'esterno e che in qualche maniera, no, ci travolge. Per esempio, pensa alla cosa curiosa. Anche le malattie epidemiche, come può essere la semplice influenza, oppure il Covid-19, che insomma al momento della registrazione del video sta vivendo una stagione abbastanza comoda, sembra che sia tutto quanto tranquillo, e vada tutto quanto per il meglio. In realtà è una malattia, sono entrambe, sia l'influenza che il Covid-19, verrebbero catalogate come patologie da vento caldo. Quindi questo vento che soffia viene dall'esterno e crea dei cambiamenti nel nostro corpo. Però questo vento, come facevano gli antichi sciamani, può essere indirizzato. Gli antichi sciamani facevano piovere, facevano muovere le nuvole, cercavano di
portare i fiumi verso i campi da coltivare. Questi lavori, con delle quantità di C enormi, possiamo farli su di noi. Quindi capire la radice del malessere è una maniera per viverlo in maniera per viverlo in una condizione di semplicità. Sai, di questo abbiamo parlato tanto anche nei video precedenti, no? La semplicità, la ricerca della semplicità, la ricerca dell'essenza è proprio la via del Tao. Per questo è anche utile usare la medicina cinese per capire il Qigong e usare il Qigong per capire la medicina cinese, perché sono due mondi che ci spiegano separatamente. Ma poi, come appunto nel corso sul Tao del cibo, piuttosto che c'è un corso sulla purificazione del respiro, no? Usare il respiro per purificare gli organi interni, che è un corso che parla continuamente di medicina cinese, però ti mostra anche i metodi. Il corso sulle maree energetiche, questo orologio dei meridiani, questo orologio degli organi, gli organi vengono attivati durante il giorno ad un orario particolare che viene appunto riassunto da questo orologio degli organi. Uno se deve imparare l'orologio degli organi, che ha un percorso tutto suo un po' strano, oppure può fare esperienza viva, vera, personale del flusso del Qi nei meridiani che segue un determinato percorso. Chiaramente, no, è una maniera completamente differente di studiare. Una volta che tu studi così, poi la tua pratica di Qigong si potenzia. La tua conoscenza di medicina cinese ha bisogno dell'esperienza anche clinica, se tu la vuoi rendere. Però in realtà si completa anche così, si completa anche con la tua esperienza personale. Che è meraviglioso, no? Questo sostegno di tutte le cose, è proprio quello che veniamo intorno a noi. E ogni tanto guardo lì perché lì c'è la finestra, no? Lì è la mia finestra dà sull'orizzonte. Quindi quando penso alle cose naturali, mi viene da guardare lì e dire le cose, no? Quando ci guardiamo intorno, le cose si sostengono a vicenda. Tutto è in equilibrio, no? Tutto è in armonia. Quindi in realtà anche l'ansia, anche la tristezza, prima parlavi ansia, tristezza e depressione, avevo sentito e la depressione, no? Sì. Quindi, e la depressione vanno sostenute, dobbiamo usarle per sostenerci, dobbiamo usarle come fonte di informazione, non dobbiamo essere usati, sì, da loro. Io ti ringrazio tanto, ma tanto, Oscar, per il tuo tempo, però sì, vorrei farti un'ultima domanda prima di salutarci, e sarebbe, okay, per una persona che visita il sorriso interiore e trova, perché ho visto che hai diverse formazioni, corsi, audiocorsi anche, per una persona che vuole avvicinarsi a questo mondo e comincia da zero, da dove li consiglieresti di partire? Sicuramente c'è il corso sul Tao del sorriso, che è un audiocorso di 24 giorni, quindi perché è molto bello ed è molto adatto a chi comincia, perché arriva una meditazione nuova ogni giorno, per 24 giorni. Il trigramma, no? Questo è un trigramma, sì. Questo qua. Sono 8 trigrammi in realtà, quindi 8 per 3 fa 24, questo numero magico del Tao ci guida attraverso questo audiocorso in cui si parla di tantissime cose. Tra l'altro si parla di Qigong alchemico, si parla di Qigong emozionale, si parla delle emozioni che abitano gli organi e si parla di medicina cinese, perché appunto si va profondamente in ogni organo, se ne spiegano le funzioni e lo si mette in relazione con il ciclo di creazione degli elementi. Viene affrontato in 24 giorni, sono meditazioni brevi, sono 12 o 15 minuti in questo arco di tempo, e sono meditazioni estremamente interessanti. Questo è il feedback che abbiamo dagli studenti, che per loro è un piacere ricevere la mail e dire: ah, vedi, oggi c'è la meditazione nuova, e quindi con questa curiosità andare a vedere che cosa c'è nel nuovo giorno, no? E questa curiosità, questo percorso è davvero arricchente, in questo senso è davvero arricchente e riesce a stimolare un muscolo, chiamiamolo così, che a volte è un po' debole, quello della costanza. Sì.
perché 24 giorni arriva tutti i giorni una nuova meditazione, arriva in email, quindi se hai la curiosità si va, è breve, trovo un momento, poi oltretutto la tauteca è fenomenale perché tu puoi farlo dove vuoi, tu ti metti le tue cuffiette, stai sull'autobus, stai seduto, ti metti così, ti trovi il tuo momento, non hai bisogno di andare nel tempio, non hai bisogno di farti lo spazio con gli incensi, c'hai 10 minuti, ti metti le tue cuffie, fai la tua meditazione e cambi, diventi il protagonista del Qigong, di questo lavoro, non ti lasci cambiare dagli eventi esterni, ma diventi tu uno che afferri il Qi e lo usi per la tua trasformazione, e questo cambia tutto. Quindi il Tao del Sorriso è sicuramente il corso che consiglio per iniziale, anche perché ha un costo assolutamente abbordabile, viene 59 euro per 24 giorni di meditazione, è un investimento su se stessi. Neanche un euro al giorno, meno di un caffè al giorno. Sì. Quindi ti ringrazio tantissimo Oscar e adesso parlo con voi, ricordatevi che qualsiasi cosa, domanda, suggerimenti per i prossimi video, domande che volete fare a Oscar, se sono suggerimenti potete lasciare qui nella descrizione di questo video podcast, se invece volete avere una risposta veloce contattare già con Oscar, ricordate che avete tutti i link nella descrizione sempre di questo video o podcast. E l'ultima cosa, perché adesso mi ricordo, mi è sembrato di vedere in giro per qualche piattaforma di podcast che ti facevano una domanda, Oscar, su libri consigliati. Allora, se volete che io riesca a leggere i vostri commenti, lasciate sempre su YouTube, perché ogni momento si trova su tante piattaforme di podcast che per me purtroppo non è facile o semplice andare su tutte le diverse piattaforme di podcast e poi anche su altre piattaforme come Odyssey, Facebook, però tutto quello che lascerete sotto i video di YouTube io li vedo e quindi arriverà Oscar o contattate Oscar Valentini e Sorriso Interiore. Vi ringrazio, ti ringrazio tantissimo Oscar, grazie per il tuo tempo e la tua saggezza, grazie. Grazie a te Veronica, grazie per l'invito, grazie a tutti quelli che seguiranno e che sia di beneficio per tutti gli esseri. Beh, a presto, ciao. Buon tao. Ciao.